Vi assicuro, ve lo giuro, su quello che volete. Non avevo intenzione di fare video riguardo alla conferenza stampa dei due paratici, anzi, nella mia testa c'era tutt'altro. Fare un video con due trattative legate al calciomercato di cui si sta discutendo in questi giorni che trasliamo magari già direttamente a domani. Però non potevo non farlo, questo video. Non potevo, perché devo dire la verità, quello che ho visto oggi. Conferenza stampa di addio tra Paratici e la Juventus, tra Agnelli e Paratici. Tra Paratici e il nostro mondo è stato qualcosa di bellissimo, e devo riconoscerlo. E credo che ci siano davvero dei punti per articolare un discorso molto complesso. Mi sono sentito toccato nel personale, mi sono fatto anche un piccolo viaggio, ho fatto un piccolo viaggio dentro me stesso. Credo che ci si è visto tutto, non farò dei passaggi in riferimento ad alcuni momenti particolari, ma vi invito soltanto a vedere la conferenza d'addio e a prendere una vostra decisione, fare un vostro ragionamento su quello che è successo, su quello che si è visto, su quello che è stato. Parallelo sì importante con quella di Allegri 2 anni fa, con una differenza. Quella di Allegri sembravano veramente Agnelli e Allegri, due personaggi molto affiatati, molto legati, che erano arrivati di comune accordo a decidere che non c'era più margine di andare avanti, che si era arrivati a un punto di non ritorno. Questa volta invece mi è parso vedere molto imbarazzo, sia da una parte che dall'altra. Quasi come se quella decisione, che è stata confermata all'interno della conferenza, abbiamo preso insieme, abbiamo deciso in modo naturale, non fosse effettivamente così. Io amo queste conferenze stampa per un motivo: vedo molta più sincerità, rispetto alle altre. Attenzione, non sto dicendo che tutto quello che è stato detto oggi sia al 100% vero, perché anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione di come la Juventus, di come Agnelli, di come tutti quelli che hanno lavorato ambito Juve abbiano dei segreti, nascondano qualcosa che si tengono tra di loro, dentro di loro, ed è il loro modo di lavorare, il modo di gestire la Juventus. Vi invito a vedere come parlava Fabio Paratici. Vi invito ad osservare anche a quali domande ha risposto lui e a quali domande si è fermato e ha detto: Andrea, rispondi te. Perché io 2 mesi fa ormai ho ipotizzato un ritorno di Agnelli e un addio di Paratici su dei dati oggettivi che oggi sono stati tirati fuori alla conferenza stampa e Paratici a quella domanda non risponde, fa rispondere proprio Agnelli. Perché? Perché quella è una domanda scomoda a cui rispondere e probabilmente ci vuole una risposta ufficiale da parte della Juventus per quella risposta lì. E infatti Agnelli è stato molto diplomatico, è stato molto bravo a scavare, a girare un po' la domanda, no? Io ho visto un uomo emozionato, un uomo che ha amato la Juventus, che ama la Juventus, il suo lavoro, consapevole del fatto che 11 anni sono un pezzo di vita. Io penso 11 anni fa, io ne faccio 29 tra poco, ero praticamente appena appena maggiorenne, una roba del genere. Paratici è stata una parte importante della mia vita. E ancora, ripenso a il video che faccio dopo l'ufficialità dell'addio di Paratici, nel quale vado a dire proprio che il 4 giugno ci sarà la conferenza d'addio a Paratici, e ripeto, non mi aspettavo neanche questa mattina di dover parlare dell'addio di Paratici. Ma io sono fatto così anche quando vado a rivedere il mio video dell'addio di Allegri di 2 anni fa. Io lo accetto. Io accetto la partenza di chiunque, sarà perché ho accettato la partenza di Del Piero, ho accettato la partenza di Buffon, quella di Nedved, e sono abituato a, sì, essere dispiaciuto di perdere qualcuno, ma allo stesso tempo già proiettato al futuro, perché sono fatto così, perché sono fatto così, ho voglia, ho ansia, ho volontà di capire quello che accadrà dopo. Poi quando ci sono questi momenti qua, capisci veramente dall'altra parte chi c'è, e c'è un uomo. C'è l'uomo Fabio Paratici. Ragazzi, ho visto un'umanità oggi in Paratici impressionante e mi dispiace sinceramente vederlo andare via. E qua faccio un appello a voi, che siete la mia community, e a tanti altri miei colleghi, perché tante volte noi ci siamo ritrovati a parlare di odio nel calcio. E ve l'ho fatto sapere anche poco tempo fa, post Juve-Inter, quel commento un po' sopra le righe, che è diventato virale in un video che ho girato su Instagram e su Facebook, inerente a un utente che mi aveva scritto: se avessi un figlio rubentino, lo brucierei vivo nel forno e poi ci cagherei sopra. Questo è odio. Come odio andare allo stadio e cantare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dell'avversario, discriminazione importante ovviamente che va al di là degli sfottò.
Ma l'odio è anche festeggiare stappando le bottiglie di spumante, come ho visto fare da alcuni miei colleghi 2 anni fa, perché eravamo allegri, dicendo o scrivendo nei titoli ci siamo liberati di un peso. Questo è odio. È inutile che stiamo qua a raccontarcela, a prenderci in giro, questo è odio. E odio essere contenti e festeggiare dicendo oh finalmente ci siamo tolti un peso, se ne va paratici incompetente, e andarlo ad offendere nel personale, non nella sua figura professionale, nel personale. Questo è odio. Queste sono cose che fanno male al calcio, al pari di tutte le discussioni stupide che abbiamo ogni settimana. Ma quando vai veramente a focalizzarti su una persona e vai a scaricare una dose di negatività su quella persona, stai facendo del male allo sport e alla tua stessa squadra. Sapete bene, lo dice uno che cerca sempre di essere il più equilibrato possibile, proprio perché è 7 anni che faccio questa cosa, è 7 anni che parlo di calcio sul web. Se è 7 anni che vado avanti con questa cosa, un motivo c'è, mi piace. E Paratici e Agnelli oggi mi hanno dato ulteriore conferma di questo e mi hanno fatto capire perché amo questa cosa. Uno, perché posso veramente sfogarmi, raccontarvela, e so che dall'altra parte c'è qualcuno di forte che mi vuole bene a livello personale, al di là di quello che faccio, e che è interessato a tutto il mio universo, non solo a Luca che fa queste cose qua. Quindi di questo posso solo che ringraziarvi, e i social mi hanno aperto un mondo che è iniziato per gioco, è diventato un grande passatempo, ora è anche un lavoro, è stressante, sono a rischio burnout quotidianamente perché faccio troppe cose al giorno, ma lo adoro. E soprattutto quando sono andati a confermare un mio grande cavallo di battaglia che cerco di passarvi sempre dall'altra parte, il contestualizzare il tutto. Quando fanno la domanda a Paratici dicendo non è che fra 2 anni poi vi trovate e vi pentite come è stato 2 anni fa con Allegri, Agnelli dà la risposta perfetta secondo me, e l'attribuisce a Paratici dicendo guarda che l'ha detto Fabio 2 secondi fa, che non aveva detto esattamente quello ma quasi. E capisco perché io tifo Juventus, capisco perché sono legato a questa presidenza, sono legato ad Andrea Agnelli, e non mi interessa se c'è qualcuno che dall'altra parte, che ha tutto il diritto di pensarlo, lo considera un presidente non adatto alla Juventus. Secondo me ha fatto cose allucinanti, ve l'ho già detto, tante volte non ho condiviso alcune prese di posizione come quella della Superlega, che inizia tutto il discorso, e ve l'ho già detto, un discorso che in questo momento mi dà anche un po' fastidio. Non trovo giusto parlare Superlega in questo momento, però dice 2 anni fa, se si è scelto di andare via, di mandar via Allegri 2 anni fa, era la scelta giusta. Se poi nell'arco di 2 anni sono successe altre cose e siamo arrivati al voler riprendere Allegri, è contestualizzato in modo giusto. Contestualizziamo le cose su una linea temporale, perché non è detto che quello che accade oggi, quello che accade ieri, quello che accadrà domani valga una regola universale. E poi ho veramente capito, ho avuto la conferma più che altro che qua si parla veramente di rapporti interpersonali. Io lavoro in un'azienda, siamo una grandissima azienda con una divisione più piccola, nella quale lavoro anch'io, e so per certo che è un equilibrio precario fatto di rapporti interpersonali. Ogni mese abbiamo dei licenziamenti, ogni mese abbiamo delle assunzioni, abbiamo delle dimissioni. E questo accade perché le persone hanno un rapporto con altre persone che va anche al di là di quello che è il lavoro. Paratici mi ha dato l'impressione di essere un uomo che avrebbe continuato ad occhi chiusi con la Juventus. Sarebbe rimasto altro tempo. E dice una cosa giusta. Non è che nelle aziende è più bravo quello che non sbaglia mai. Il più bravo è quello che sbaglia meno. Ed è veramente complicatissimo. È veramente complicatissimo. Soprattutto 11 anni di Juventus. E 11 anni di Juventus sempre in crescita e quasi a sfiorare il massimo che può ambire un club durante un anno, cioè la vittoria europea, e il voler continuare a rimanere su quel piedistallo lì, e addirittura prendere delle decisioni così grandi come dopo 11 anni non ti rinnovo il contratto e vai via perché siamo arrivati al limite. Ragazzi, è una roba assurda,
assurda, è una roba tremenda. Probabilmente ve lo dico tranquillamente, per come sono fatto io a livello caratteriale avrei delle difficoltà a lavorare nella Juventus. E io amo la Juventus, la amo in maniera viscerale. Però capisco che tante volte si prendano davvero delle decisioni così sul filo di lana, che sono molto complicate e che forse vanno in una maniera differente tra il cuore e la testa, perché c'è una parte razionale e una parte emotiva dentro ognuno di noi. E poi riguardo il video che ho fatto oggi in pausa pranzo e dico, sì, io sto già iniziando magari a immaginarmi un'ipotetica campagna acquisti e quella non mi va bene, però capisco che veramente è difficilissimo. E quindi faccio anche una specie di mea culpa, perché tante volte mi sono ritrovato a dire ma no, ma cosa stiamo facendo, ma questa decisione cosa è stata. Però loro dicono giustamente, di solito vengono contestualizzate nemmeno senza avere tutti gli elementi a disposizione. E torniamo al discorso di prima, la Juventus ha dei segreti e ce l'ha dimostrato che ci sono dei segreti. E quindi grazie davvero Fabio Paratici per quello che hai fatto per noi in questi anni. Sono sicuro che ci siano stati degli errori negli ultimi anni e sono evidenti, e lo sanno anche loro e lo hanno ammesso anche loro. E se si separano dopo 11 anni è perché forse questi errori e questo rapporto interpersonale è arrivato al limite massimo, ok? Però non possiamo, o almeno possiamo, secondo me è sbagliato riassumere dicendo Paratici ha rovinato la Juventus, perché 2 anni fa la Juventus l'aveva rovinata Allegri, e l'anno scorso l'ha rovinata Sarri, quest'anno l'ha rovinata Pirlo e un po' l'ha rovinata Agnelli e adesso l'ha rovinata Ronaldo. Io questa continua ricerca del colpevole non la capisco, sinceramente faccio fatica a capirla. Non dico che non la condivida, perché ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero in un mondo che ci permette di farlo tramite i social network, tramite la chiacchiera al bar. Però non la capisco. E quindi sono fatto così. Io ringrazio Paratici per tutto quello che ha fatto per noi. Non gli auguro in bocca al lupo per il futuro, perché ovviamente da oggi è un nostro rivale. Basta vedere quello che è successo con Marotta. Quindi non gli auguro buona fortuna. A meno che non sarà un ritorno alla Juve, dove lì sì, ci sarà un grande in bocca al lupo. È stata bella, è stata veramente bella e mi ha aperto molto la mente questa conferenza.